anche a Medicina 33. Le macchie sulla nostra pelle spesso sono scure, di origine sconosciuta. Ci sono però metodi per eliminarla, tecniche particolari. Vediamo. Le più odiate dalle donne, macchie sulla pelle, il più delle volte sono disturbi puramente estetici, che però creano un grande disagio, e questo è il melasma, frequente anche in donne giovani. La comparsa di macchie scure, marroni, sul viso, sulla fronte, sulle guance. Questo è un classico esempio di iperpigmentazione, cioè qui viene prodotta troppa melanina, che è il pigmento principale della nostra pelle. Perché? Spesso ci sono di mezzo l'assunzione di ormoni, oppure la gravidanza, o l'uso di sostanze, fragranze o profumi, il tutto d'estate, perché è d'estate che questo fenomeno si manifesta. Cosa fare? Proteggersi dal sole con schermi molto alti, curarsi con delle creme, ce ne sono tantissime, che contengono sostanze schiarenti, e poi fare dei peeling speciali per questo tipo di problema, ma comunque la terapia è molto lunga. Quest'estate, dopo una prolungata esposizione al sole, mi sono accorta della comparsa di piccole macchioline bianche e credevo fossero funghi di mare. Queste sono le cosiddette acromie lenticolari, sono piccole macchiette bianche, non sono funghi. Qui la melanina non viene più prodotta. Naturalmente dopo l'estate si vedono di più, sono definitive. Conviene usare dei buoni filtri solari e usare delle ottime creme idratanti. Capillari fragili e cattiva circolazione, anche il rossore del viso può essere un problema. I grandi nemici sono il caldo e il freddo eccessivi o variazioni di temperatura improvvise. Alcuni pazienti presentano una spiccata sensibilità capillare. Questa si manifesta inizialmente con un semplice arrossamento, la cosiddetta eritrosi. Se trascurato, questo problema può evolvere verso la Cooper rose, caratterizzata da un arrossamento intenso e persistente e dalla presenza di numerosi capillari. Specifico per questo tipo di problema è il laser neodimio YAG, che ha un raggio che ha la capacità di colpire selettivamente l'emoglobina contenuta all'interno dei capillari.